Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nell'episodio numero 49, signori. Io in questo momento mi trovo nella farm di scheletri perché abbiamo fatto un bel po' di livelli, siamo a quota 37, abbiamo le casse piene di, no, qua non tanto, ma qui abbiamo archi tutti ricostruiti da zero, qui abbiamo una cassa piena di archi, frecce e ossa e qui abbiamo una cassa piena di ossa e frecce, cioè abbiamo un bottino impressionante. Detto questo, signori, prima di partire col video vi ringrazio per il like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché l'obiettivo è quello. No, no, no! Che cazzo lo sali su sto carrellino? Sta a far partire il carrellino senza esserci salito sopra. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti. Ah, guarda che non mi fa più partire. I 2000 iscritti prima, entro la fine dell'anno. O quantomeno ci dobbiamo provare e riuscire. E quindi niente, signori, grazie per tutto il supporto che date alla. Ok, signori, ho fatto un breve taglio, perché giustamente sono andato a dormire, che era notte, era da qualche notte che non dormivo, quindi volevo evitare qualsiasi tipo di spawn di mostri strani. Qui raccogliamo questo bel legno da questo bel alberone, che giustamente il legno non ci serve per la costruzione di oggi, però è sempre buono avercelo, signori. Un po' di legno fa sempre comodo. Mettiamolo qui in stand-by, qua speriamo che cada un alberello. Nel frattempo facciamo un po' di chiacchiera. Dove la facciamo la zona dei polli, signori? Allora, la zona dei polli, perché questa mucca è fuori? Una volta in un video c'era una mucca che era riuscita a uscire dalla zona delle mucche, ma tu sei più intelligente delle altre? Non penso, non penso. Non so come hai fatto a uscire, però va bene. Allora, signori, avevamo fatto una volta questa zona di qua, che l'avevamo fatta qui, ci saranno un giorno i polli, e oggi il giorno è arrivato, forse, se dalle uova usciranno dei pulcini. E solamente che invece di farli sotto, allora, o allarghiamo. Allora, il progetto iniziale era quello di fare la vetrata, una vetrata qui grande con tutti i polli dentro. Però, o allarghiamo questa zona di qua e quindi li mettiamo là sotto, oppure facciamo la vetrata. Sinceramente mi piace di più la vetrata con una scala laterale dalla quale possiamo entrare e uscire. Perché se non ricordo male, noi possiamo mettere le scale sul vetro. Sapete che non mi ricordo questo piccolo passaggio? Possiamo mettere le scale sul vetro? Boh, questa è una bella domanda. L'andiamo a verificare subito prima di fare delle cappellate terribili. Quindi recuperiamo dal legno, dove avere delle scale, sì. Vediamo se si può mettere la scala sul vetro, perché se non si può mettere la scala sul vetro abbiamo un problema. Giusto? Abbiamo un problema. Allora, vediamo un attimino se si può mettere la scala sul vetro. Si può mettere la scala sul vetro, perfetto, signori. E questa è già tantissima roba. Ora dobbiamo semplicemente andare a recuperare tantissima sabbia da mettere a cuocere. Quindi, rapido taglio, ci vediamo quando la sabbia sarà pronta. Ok, signori, ho recuperato un bel po' di sabbia. Ho recuperato un nostro secchiello di lava, che diciamo è utilissimo, signori. Cioè, con la lava si cucina, che è una bellezza, un sacchissimo di blocchi. Dai, è così, non ci pensiamo più. E poi andiamo a recuperare un'altra. La farm di lava molto molto interessante, signori. Risparmiamo un sacco di carbone, come se non ci fosse un domani. Dobbiamo abbellire un po' quella zona lì del portale, un po' bruttina. A parte questo portale qua è proprio inutile perché ci porta in zone assurde, però dovremmo un attimino migliorarlo per renderlo più carino. Allora, eliminiamo il cartello. Un giorno lo rimetteremo, signori. Qui noi abbiamo un blocco di terra lì sotto che fondamentalmente non ci serve a nulla, quindi leviamolo. Ciao blocco di terra, ciao blocco di terra. Abbiamo del legno nero? Del legno nero non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Recuperiamo del legno nero così lasciamo lì la zona uniforme, uniforme. Del legno nero, perfetto. Lo mettiamo qui, a posto però di questo secchiello che non ci serve. Prendiamo anche le scalette che ci serviranno dopo, le mettiamo a posto del secchiello di acqua e andiamo ad allargare un attimino questa zona di qua. Mucca, te devi levare dalle scatole però. Allora, questo lo mettiamo di qua, perfetto. Direi che tre forse sono tanti. Sì, allora tre sono tanti, abbiamo detto. Quindi leviamo tutti questi blocchi di legno scuro, signori miei, li leviamo tutti perché tre già sono tanti. Già qua noi dobbiamo partire organizzati. Leviamo quello, perfetto. Mettiamo i nostri bellissimi legni di abete, che da un bel po' che non li utilizziamo e invece adesso li torniamo ad utilizzare per fare questa nuova zona. Quanto la faremo grande? Non tantissimo, signori, perché poi i polli diventano una gran rottura di scatole. Poi basta che hanno un po' di semini, si riproducono come se non ci fosse un domani. Quindi, allora, effettivamente potremmo fare un quadrato preciso. Va bene, poi lo valuteremo. Allora, quanti blocchi sono questi? Sono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perfetto, quindi 9. Possiamo farne 2. Possiamo fare... Sì, ce l'ho, signori. Lo possiamo fare da 5, in teoria. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Qua dovrebbero rimanermi due blocchi. So contare, signori. Quindi da qua faremo la nostra bellissima farm di polli. Quanto la facciamo grande? Ma direi non tantissimo, ripeto. Facciamo un 5x5. 1, 2, 3, 4. E in teoria questo è già il quinto. Quindi diciamo che già così è buona. È buona, signori. Sì. Tra l'altro sta calando la notte e questa cosa non ci cambia niente, perché qui da noi per fortuna i mob non spawnano. Però, se possiamo stare un attimino accorti sarebbe tanta roba. Ok. Quindi in realtà la nostra farm no, effettivamente no, signori. C'è qualcosa che non torna. Diciamo, se dobbiamo farla 5x5, all'interno dobbiamo farla più grande, perché sennò i nostri polli stanno in uno spazio che è 3x3. In teoria, se non ricordo male. Chi se ne frega di questa cosa di qua, che ha anche rotto un pochino le scatole. Perfetto. Mettiamo una torcia qui, che tanto il vetro lo metteremo là, quindi una torcia qui la possiamo mettere e la rimettiamo anche qui per il momento. Poi metteremo le bellissime lanterne a giro per tutto il mondo. Allora, facciamo una cosa: recuperiamo un secchiello di lava, così lo mettiamo già pronto e operativo. Abbiamo consumato tutto quanto il legno che avevamo recuperato, va bene. La farm di legno serve per questo, signori, e dovremo allargarla. Perché voglio anche espandere questa zona di qua, in modo tale che possiamo piantare anche 4 alberi e non solo 2. Che sarebbe tanta roba, riuscire a piantare 4 alberi e non solo 2. Dici, ma ti serve tutto questo legno? No, però è sempre meglio avercelo. Allora, 24 già me li ha fatti. Rimpolpiamo questa zona di qua, prendiamo 25 e iniziamo a mettere le basi. Noi il piccone col Sick Touch... No, dove sta il mio piccone col Sick Touch? Meno male che ci ho pensato. Tocco di velluto, perfetto, lo mettiamo qui. Così dovessimo sbagliare qualcosa possiamo sempre recuperare. La cosa graziosa è se facciamo la struttura dei polli e poi con le uova non ci spawnano polli. Questo sarebbe molto divertente. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, facciamo tutto il giro tondo. Deve essere alta almeno 3. Almeno 3 blocchi, signori, perché 2, non so se i polli riescono a superare 2 blocchi. Non lo so, ma almeno 3 deve essere bella cicciosa. Riesce a salire qui? E leva sta cazzarola di cosa. Mamma mia, che cosa antipatica. È bella, è scenografica, ma è antipatica. Levati. Oh, perfetto. Iniziamo da qua. Ok. Lasciamo un blocco qua, così possiamo salire. E abbiamo finito i blocchi di vetro, perfetto. Dopodiché, qua mettiamo le scalette. Dove è il centro preciso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi 1, 2, 3, perfetto. Il centro è qua. Dobbiamo fare almeno 3 blocchi di vetro, sì. 3 blocchi di vetro. Mi sa che devo fare un altro taglio, perché mi sa che non siamo riusciti a cucinare abbastanza vetro per fare solamente 9. Non facciamo niente. Rapido taglio, signori. Nel frattempo dormo, che è una cosa buona e giusta. Ok, signori. Abbiamo 34 pezzi di vetro. Ho recuperato le uova. Ne abbiamo ben 14. Dico, su 14 uova, spero che almeno 2 pulcini dovrebbero nascerci. Spero, signori. Spero vivacemente. Allora, completiamo il giro. Io penso che con 14 risparmiamo i blocchi di vetro, perché sinceramente meglio riuscire a completare tutto quanto il giro e poi eventualmente, se ce ne restano, mettiamo quelli quando dobbiamo metterne 2. Tanto la scaletta ormai la possiamo mettere, questo lo risparmiamo. Volendo poi potremmo farci anche 9 blocchi. Vediamo se riusciamo intanto a completare il giro. Nel frattempo tanto l'altro sta cuocendo, ma forse ce la facciamo. Uno di qua me ne servono 2, 1 e 2. Me ne resta uno solo che possiamo mettere qui, quindi mi serve un solo blocco di vetro da mettere qui. Ma non è un problema. Piazziamo le scalette. In teoria i polli
Le scale non le sanno usare, se le sanno usare è un problema, sono dei polli super intelligenti, ma noi evitiamo di mettere su quello basso così, non si sa mai, signori. Attenzione, momento clou, 14 uova e non abbiamo paura di usarle, ci servono almeno due pulcini, uno. Aia, aia. Dove cazzo è? No, ok, due perso. Perché me lo tira così? Aiai, aiai. Signori, non stanno spuntando i pulcini, questa cosa no. Sì, uno ce l'abbiamo, uno ce l'abbiamo. Abbiamo altre 7 uova per un altro pulcino. Ci serve un altro pulcino. È fatta, signori, abbiamo i pulcini. Abbiamo la farm di polli, signori. Anche la farm di polli l'abbiamo portata nel nostro mondo. Dai, è così, non ci frega niente. Due pulcini, ce l'abbiamo fatta, signori. Ce l'abbiamo fatta, obiettivo raggiunto. Non solo le mucche, quante cazzo di mucche abbiamo? Dovremmo un attimino anche ammazzare un po' di mucche. Nel prossimo video, signori miei, faremo tante cose. Perché dobbiamo incantare un bel po' di cose. Dobbiamo fare la scala degli obiettivi. Perché domani uscirà l'episodio numero 50 ed è tanta roba, signori. Faremo la scala con gli obiettivi. Intanto partiremo col primo episodio e con l'episodio 50, che è già un bel obiettivo, con il road to episodio 100, signori, ci arriveremo, non si sa. Detto questo, io vi ringrazio per questo video, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i precedenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao.